necessario impegnarsi per la giustizia. Ieri sera i giovani di Torre Annunziata hanno ricordato in diretta sulla pagina Facebook di Libera Luigi Cafiero, ucciso per sbaglio dalla camorra nel 1982 a soli 19 anni. Un ricordo che si è unito al dolore per l'omicidio di Maurizio Cerrato, il 61enne che lunedì sera è stato colpito alla testa con un compressore portatile e poi ucciso con una coltellata al petto in via 4 Novembre. La nostra città sta vivendo un momento drammatico, ha esordito il referente Libera di Torre Annunziata, Don Ciro Cozzolino. Il momento che sta vivendo la nostra città è un momento drammatico, proprio come 39 anni fa, quando Luigi Cafiero, un ragazzo, un giovane della nostra città, appena 19enne, fu ucciso dalla mano criminale della camorra di Torre Annunziata. Dopo 39 anni abbiamo voluto ricordare Luigi Cafiero facendo questo incontro, invitando tutti i giovani di Torre Annunziata. Quando l'abbiamo pensato, per la verità, avevamo dentro di noi una certezza, cioè che quell'episodio fosse semplicemente un episodio singolo, un episodio che poteva anche chiudersi così. Una persona innocente che è morta, è stata uccisa dalla mano della criminalità organizzata oplontina. E invece non è stato così. Qualche giorno fa, ancora un altro morto. Questa volta un papà che cercava di difendere la propria figlia. Un papà che cercava di mettere un limite all'arroganza e di queste persone, e non è stato così. Purtroppo Maurizio ha perso la vita. Ci siamo tutti, allora, in questo momento ci stringiamo forte alla famiglia di Maurizio, alla famiglia di Luigi, ci stringiamo forte perché certe brutte storie, quando avvengono, non finiscono mai. In queste ore ci sta una grande emozione, che sta unendo la città di Torre Annunziata. Però nello stesso momento c'è il rischio che tra qualche giorno tutta questa emozione finisca. E invece è necessario continuare a stare accanto alla famiglia, a sostenere la famiglia e impegnarsi per la giustizia. Non è possibile che una persona perda la vita per difendere un diritto. Alcuni occupano i posti del suolo pubblico con posti e poltrone. Un chiaro segno di abuso, arroganza e sopraffazione. Alcune persone occupano i posti del suolo pubblico con sedie e poltrone. Io vorrei fare una proposta concreta ai giovani che questa sera sono qui presenti, ma anche ad altri, di organizzare un giro per la città di Torre Annunziata, anche accompagnati dalle forze dell'ordine, e togliere tutte le sedie, tutte le poltrone che occupano il suolo pubblico, ricordando così il nostro amico Maurizio. Un gesto concreto, un segno concreto per dire che noi non ci siamo, che non accettiamo questo modo di agire, di pensare. Non è possibile che una persona possa perdere la propria vita semplicemente per difendere un diritto, e non è possibile che un altro gliela tolga per affermare il suo abuso. Poi da Don Ciro una proposta concreta ai giovani. La proposta che voglio fare a tutti i giovani che sono qui presenti, ma anche a quelli che non sono giovani, di organizzare un giro per Torre Annunziata e togliere finalmente tutte queste sedie e affidare al comune, affidare alle istituzioni, ovviamente, un controllo continuo della città, del nostro territorio, perché certi episodi non vengono più a concretizzarsi nella nostra città. Porto anche i saluti del nostro arcivescovo, Monsignor Domenico Battaglia, il quale avrebbe desiderato tanto essere con noi, lo farà certamente nei prossimi giorni, lo farà attraverso uno scritto, lo farà
direttamente in presenza, visitando la famiglia, mi ha detto esplicitamente di a tutti che io sono con voi, sono con la famiglia di Maurizio, sono con la vostra città. Mi dispiace non esserci, ma non ci sono soltanto fisicamente, perché spiritualmente sono con voi. E quindi desidero anche ringraziare il nostro arcivescovo per la sua vicinanza e la sua presenza.